Ciao, siamo Maria Chiara e Giuditta dell'equipe della Pastorale Giovanile Vocazionale della Parrocchia di Sartiano. Ritornate a me con tutto il cuore, il podcast di Quaresima della Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza. Il Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». E ora condividiamo questa parola del Signore. Con questo brano Gesù non predica rassegnazione. Non chiede di lasciare che l'ingiustizia trionfi, ma chiede un atteggiamento mite e santo, sempre capace di toccare chi compie il male, di fargli ascoltare una domanda che egli non si pone. Egli ci chiede di mostrare concretamente, rinunciando alla vendetta, l'amore verso il nemico, per dare anche a quest'ultimo la possibilità di convertirsi. L'atteggiamento del cuore può essere mutato solamente dalla dinamica dell'amore. Cercare di essere perfetti, come il Padre, significa cercare di amare indistintamente, anche e soprattutto proprio coloro che compiono il male. Una logica diversa, capovolta, rispetto al comune sentire, perché è questo il segno distintivo da cui si può riconoscere un cristiano. Come scritto nel Vangelo, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. La portata rivoluzionaria della rivelazione del Padre attraverso il Figlio è esattamente questa: mostrare il volto di Dio per quello che è, amore totale e incondizionato. Per seguirci e ricevere i prossimi podcast, iscriviti al canale YouTube della Diocesi di Montepulciano. Ciao, il Signore ti doni la sua pace. Dammi fede, realtà, speranza certa, carità perfetta. Thank you.